Ok, buon pomeriggio a tutti. Euroscrobogna dalla Liguria, ovviamente in smart working, ma per scelta, non perché comunque sia obbligato a non presidiare un ufficio. Grazie della vostra partecipazione, direi molto numerosa, che mi consentirà oltretutto di vincere il premio come maggiori partecipanti della regione. Stiamo battendo i miei colleghi di altre parti di Europa. Benissimo, chi non mi conoscesse, appunto sono responsabile commerciale di Sangoma per l'Italia, gran parte del sud Europa, fondamentalmente tutti i Balcani, Malta e Israele. Ovviamente sono regioni comunque dove, cioè, l'importanza fondamentale è praticamente l'Italia. Questo è un webinar, cercherò di essere sintetico anche perché non sono un tecnico, ma comunque un primo accenno ai nuovi telefoni della serie P che stiamo introducendo sul mercato italiano. Proprio due parole su Sangoma, per chi non la conoscesse o che comunque chi la conosce, dovesse conoscerla, ma non è allineato con le recenti evoluzioni. Sangoma è in costante crescita, come vedete, soprattutto grazie a acquisizioni 2018, 2016 FreeBBX, 2018 Digium, quindi Asterisk, Dialogic, VoIP Innovation, Star2Star, che è un colosso del cloud in Nord America e si sta espandendo in tutto il mondo. L'ultimissima di poche settimane fa, NetFortris, diciamo un'azienda veramente in forte espansione. E questo credo sia molto importante perché oggi per voi, partner, rivenditori, distributori, ritengo sia molto importante sposare un brand che comunque non sia in contrazione, quindi a rischio di sparire nei prossimi mesi o nei prossimi anni, cosa che purtroppo sta accadendo troppo frequentemente, a dispiacere appunto dei miei colleghi concorrenti. Quindi con Sangoma siate certi di essere con un partner che vi porterà avanti a lungo, ecco, questo è un po'. E siamo comunque già nella crescita, in una fase molto significativa per quanto riguarda l'Unified Communication, con oltre 2 milioni e mezzo di postazioni installate. Recentemente poi siamo stati quotati al Nasdaq, per cui siamo totalmente trasparenti, nel senso che comunque chiunque volesse verificare il nostro stato di salute dal punto di vista economico-finanziario, basta guardare il titolo al Nasdaq e avrete la fotografia in tempo reale di chi è Sangoma. Bene, veniamo a questo. Passiamo quindi al tema principale che è il lancio della nuova serie di telefoni, appunto i telefoni P. Come sapete con le ultime acquisizioni, insomma, Sangoma si è arricchita di soluzioni, creando però anche un po' di overlapping o un po', tra virgolette, di confusione, nel senso che la serie S è nata con PBX Act, quindi con l'evoluzione di PBX, quella in centro, ben consolidata, ben chiara, quindi ben impostata su quello che in questo momento in Italia è sicuramente il mercato più importante. Mentre la serie A e la serie D, più che altro utilizzati con Asterisk o con Digium Switchbox, erano un po' in qualche modo un po' isolati o non seppur integrabili con PBX Act, non si è mai spinto per scegliere appunto questo tipo di terminali. Quindi è nata un po' l'esigenza ovviamente di, bene, stiamo crescendo, stiamo aumentando la nostra capacità di fornire soluzioni di UC con l'integrazione di Asterisk, FreeBX, Switchfox e PBX Act, bene, cerchiamo di massimizzare l'hardware. E così è nata la serie P, quindi una serie che è cross platforms, quindi vale sia per quanto riguarda Switchfox, quindi la versione Enterprise di Asterisk, sia PBX Act, e ovviamente i due progetti open source, Asterisk e FreeBBX. Quindi, diciamo, l'obiettivo era questo, quindi massimizzare e creare una unica linea di prodotti.
è totalmente ingegnerizzata e prodotta da Sangoma, si basa sull'evoluzione della serie D. Questo non vuol dire assolutamente che non abbia nulla a che fare con la serie S, cioè, le funzionalità sono esattamente sono garantite come, anzi, sono incrementate rispetto a quello che potevano fornire o possono ancora oggi fornire i telefoni della serie S. E abbiamo creato un catalogo terminali, direi abbastanza ricco, proprio per rispettare un po' quelle che sono le esigenze del cliente, sia in termini funzionali, ma ovviamente in termini di pricing, perché quando parliamo dei terminali ci rendiamo conto che è forse l'elemento, diciamo, che consente poi al cliente di prendere la decisione è sempre il prezzo. Bene, quattro fotografie, il P310, l'entry level, affiancato al P315, sono due telefoni esattamente, esteticamente gli stessi, l'unica differenza è che il 315 ha la porta giga invece di avere la porta 100 mega. È già in commercio da qualche mese, quindi ce ne sono già installati, penso, qualcosa come forse 8.000 o 9.000 in Italia. Ed è stato il primo ad essere lanciato in sostituzione del modello S305, quindi partiamo di serie S. Ha un nuovo design, ovviamente i design sono sempre soggettivi dal punto di vista della percezione, riteniamo che comunque siano, diciamo, telefoni gradevoli da posizionare sulla scrivania. Quindi entry level, prezzo aggressivo, 310, 315, poi passiamo con un mid-range dove la scocca, quindi lo chassis, rimane fondamentalmente lo stesso, cambiano alcuni dettagli in termini di funzionalità, chiamiamoli pulsanti o forse più volgarmente hardware. Il 320, come vedete, è questo. Partiamo già con tutta la serie a colori, questo ovviamente ha un display rispetto al 315, è ancora più accattivante perché è un IPS, e con diciamo, in linea di massima le funzionalità descritte in questa slide. Quindi abbiamo quattro SIP account e quattro telefoni dedicati per le funzioni. Il 315, come vedete, il 325, come vedete, fondamentalmente è lo stesso telefono, solo che aumentano i SIP account, aumentano un po' i pulsanti, ma display, chassis, tutto il resto rimane esattamente lo stesso. È un dettaglio che comunque qualcuno ha sottolineato, potrebbe essere interessante. Tutti i telefoni sono dotati della porta a Kensington, fondamentalmente quella che serve per bloccare il telefono con un lucchetto. Sappiamo purtroppo, soprattutto in ambiti di pubblica amministrazione, comunque grandi aziende, che viene in qualche modo non viene riconosciuto che il fatto che questo telefono possa andare in altri contesti se non con un PBX, quindi c'è sempre il rischio che venga in qualche modo prelevato indebitamente e portato a casa, sperando possa funzionare come telefono d'abitazione. Il 330 è un'ulteriore evoluzione del 325, come vedete 12 SIP account, tutto rimane lo stesso, con in più, cosa credo ritengo interessante, l'aggiunta del wifi e del bluetooth, quindi fondamentalmente si va a posizionare al vecchio modo di dire 705, quindi terminale che consente già a un arricchimento delle connessioni. Direi utilissimo soprattutto quando ci troviamo a installare dei telefoni IP dove non abbiamo cablaggio strutturato, per cui la disponibilità di un accesso wifi può essere veramente vincente e risolutiva, quindi evitando di portare un ulteriore cablaggio. Tutti i telefoni della serie P dal 315 in poi ovviamente sono porta giga e quindi nessun problema per utilizzare reti dati evolute. Il top di gamma è il, chiamiamolo executive, è il 370, che è un full display, direi anche questo è interessante e accattivante come design, le funzionalità quindi sono complete, quindi abbiamo tutta la connettività, incluso Bluetooth e Wi-Fi,
e il touchscreen, quindi diciamo il top di gamma. Questo mancava nella serie S e nella serie D, adesso abbiamo anche un telefono di questo tipo, per cui diciamo copriamo completamente la gamma. Tecnicamente, dal punto di vista diciamo hardware, lato posteriore, si presentano più o meno tutti nello stesso modo, quindi sia doppia porta con la priorità della voce, una porta USB per utilizzare l'espansione tasti piuttosto che cuffie, piuttosto che accessori che verranno disponibili in futuro. Quindi direi abbastanza chiaro anche il retro del telefono. Qui sintetizziamo un po' i vari modelli. Come vedete, quindi il 310 è il base, quindi una porta giga, tutto il resto lo vedete, quindi sono estremamente arricchiti. Direi che 320-330 siamo veramente vicini al dettaglio per quanto riguarda le diverse funzionalità. Direi che forse i più interessanti sono il 320, comunque con display cattivante, quindi già un telefono enterprise interessante, e il 330 che consente anche l'utilizzo del Bluetooth e del Wi-Fi. Il 370 ovviamente si limita a un utilizzo executive. Bene, perché dovremmo utilizzare i telefoni della serie P? Innanzitutto perché comunque si integrano completamente con le piattaforme Sangoma. E questo significa zero touch provisioning, quindi tutti i telefoni della serie P, come i telefoni della serie S, sono a zero touch, quindi significa che l'utente finale, una volta ricevuto il telefono e disimpallato, lo collega alla rete e tutto funziona perfettamente. La configurazione viene fatta quindi presso il rivenditore, si utilizzano i server di riindirizzamento di Sangoma, non c'è nessun costo aggiuntivo, quindi l'auto-provisioning è totalmente gratuito, totalmente sicuro, disponibile per tutti i telefoni della gamma Sangoma serie P e serie S. E anche ovviamente la serie D, ma diciamo, come dicevo prima, non è una serie che ha avuto al momento molto successo in Italia. Oltre all'auto-provisioning, ci sono delle funzionalità integrate interessanti. Abbiamo la presence, una completa presence, quindi comunque con tutti i vari stati disponibili, cosa che invece se utilizzassimo sulle nostre piattaforme, quindi PBX Act o SwitchFox, telefoni di terze parti, avremmo delle limitazioni. Con i telefoni della serie P tutto ciò che vedete è disponibile e ovviamente ancora qui a costo zero. Ciò non esclude, comunque, è un punto di forza di Sangoma il poter utilizzare telefoni di terze parti, però appunto qui stiamo evidenziando quelle che sono le limitazioni di un telefono della concorrenza certificato Sangoma rispetto a un telefono Sangoma. Abbiamo delle applicazioni interessanti per la produttività, quindi la gestione del voicemail in modo chiaro, grafico, intuitivo, quindi la scelta del mittente del messaggio e l'ascolto diretto con un controllo, diciamo, display della registrazione vocale. Ed è oltretutto integrata anche la funzione di call queue che consente, soprattutto in ambito di call center, o piccoli call center informali, non necessariamente forti integrazioni CRM, ma un piccolo gruppo di operatori, magari informali, dedicati all'accoglienza delle chiamate dall'esterno, la possibilità di monitorare quante chiamate sono in coda, a poter comunque aggiungere eventualmente agenti, piuttosto che consentire anche allo stesso agente di fare quelle funzioni di base di login e logout. Quindi, diciamo, con un telefono senza grosse problematiche di configurazione si possono avere dei call center informali e avere anche il controllo dello stesso. Quindi questo direi molto interessante. Possiamo registrare telefonate, quindi il controllo della telefonata può essere, diciamo, comandata, può essere interrotta,
può essere sistematica, può essere a tempo. Diciamo, ci sono diverse funzioni che consentono la registrazione delle conversazioni nel modo più opportuno in base a ciò che l'azienda necessita. E diciamo che sono funzioni pratiche e solo se in effetti vengono controllate in modo semplice. E direi che con il telefono sangoma questo veramente è semplice. Così pure la possibilità di mettere in parcheggio delle chiamate. Qui un piccolo dettaglio, anche il parcheggio delle chiamate, come tante altre funzioni, sono controllate dal telefono, ma sono memorizzate lato server, ovvero se io spengo il telefono dopo un parcheggio e lo riattivo, lo riaccendo, non perdo il parcheggio, cosa che invece purtroppo accade con altri telefoni o con altri sistemi dove comunque questa azione, questa funzione è gestita dal telefono e non dal sistema telefonico. Qui c'è una totale interazione tra il telefono della serie P e il sistema telefonico PBX Act o Switchbox. Lo desking, che credo sia oggi ancora più importante che mai, quindi la possibilità tramite un codice PIN di abilitare un telefono, a farlo riconoscere come proprio telefono, e quindi appunto in contesti di scrivanie virtuali o comunque condivise con altri colleghi, la possibilità di inserire un codice e quindi di riconfigurare il telefono col proprio interno è una cosa molto, molto, molto utile. Quindi ecco, ci sono delle funzioni ricche che dovrebbero convincere i clienti a scegliere un telefono sangoma rispetto a telefoni della concorrenza. Comunque, non l'ho fatta io, è corporate, quindi potrebbe non rispettare esattamente, diciamo, il confronto che magari vorremmo vedere in Italia. Adesso, sebbene credo che Yealink sia sicuramente un telefono molto utilizzato in Italia, magari Polycom un po' meno. Comunque, insomma, ovviamente la nostra slide, ma credo in modo anche, diciamo, corretto, mostri come il telefono sangoma sia più appetibile dal punto di vista funzionale e anche del display, che comunque non dimentichiamoci che alla fine il telefono è veramente l'unico oggetto che il nostro cliente finale utilizza, per cui migliore è, più carino è, più funzionale è, meglio è per tutti, insomma. Ecco. Se passiamo al telefono da 115, facciamo un'altra conversione, un altro paragone, e anche qui risultiamo vincenti, ovviamente, su tutti i fronti, così il 320 e via di seguito. Non voglio proprio insistere, nel senso che comunque sappiamo benissimo che queste cose sono in parte anche ovviamente pilotate, nel senso pilotate cerchiamo di mettere ovviamente quelli che sono i concorrenti più comuni, più agguerriti, ma certamente quelli con cui noi vinciamo. In ogni caso, quando trattiamo PBX Act, Switchbox con P, dovremmo sempre vincere. Non pretendiamo l'utilizzo dei nostri telefoni, ovviamente lo desideriamo e speriamo che possa accadere con altri sistemi PBX della concorrenza. Il nostro messaggio fondamentalmente è quello di utilizzarli con il nostro sistema, quindi per arricchire la soluzione Sangoma, con un unico brand oltretutto. Ecco, in termini di vantaggi, quindi il primo è al parità di prezzo, quindi i prezzi sono allineati con la concorrenza bassa, non la concorrenza alta, ma con più funzionalità. Quindi non aspettatevi prezzi spropositati, siamo in linea con la concorrenza agguerrita. E siamo pronti per la consegna, cosa che purtroppo oggi non è così frequente, nel senso che sappiamo che le difficoltà nell'approvvigionamento di componenti elettronici porta molte aziende e molti nostri concorrenti a dover inviare le consegne di terminali, di voice gateway e di schede. Per noi, noi da noi questo problema non esiste. La società, essendo così solida finanziariamente,
paga cash i fornitori e paga anche di più, ma ottiene il materiale per poter produrre e poter quindi consegnare rispettando i tempi. Beh, giustamente anche sostenere il nostro progetto open source. Molti di voi in questo webinar probabilmente sono utilizzatori di FreeBX. È chiaro, è gratuito, pochi sono i moduli a pagamento e non sempre utilizzati, però insomma noi lo manteniamo, abbiamo scelto di mantenere i progetti open source, non abbiamo fatto nessuna azione trasversale come ha fatto la nostra concorrenza con Elastics, cercando di uccidere immediatamente l'open source. È disponibile, lo supportiamo. Ovviamente più telefoni si vendono, più soldi, una parte di questo del ricavato va anche a sostenere i progetti Asterisk e FreeBX. Quindi indirettamente diciamo, l'utilizzo dei nostri telefoni aiuta anche nel vedere i progetti sempre mantenuti, sempre aggiornati e sempre diciamo, all'avanguardia. Il brand awareness comunque è il brand che il cliente vede è quello sul telefono, per cui comunque Sangoma è la centrale che ha acquistato, quindi non credo nemmeno sia troppo carino quando il cliente sceglie la soluzione Sangoma e poi si trova il cliente del brand XYZ. Un conto è lo ha già, quindi non vuole buttare via l'investimento precedente, ma nel momento in cui dovesse scegliere un nuovo terminale, sarebbe, penso, sarebbe migliore per tutti, insomma, avere comunque qualcosa che testimonia che quello che ha acquistato come città telefonica, come cuore, è esattamente rappresentato sulla scrivania. Le porte di servizio ci consentono proprio di andare avanti, quindi di sviluppare nuove funzionalità con anche nuovi accessori. Ripeto e insisto, profondamente integrato con sistemi della UC di Sangoma. I telefoni ovviamente sono tutti PoE, quindi potrebbe non servire l'alimentatore, questo è opzionale. Gli alimentatori della serie P sono diversi, sono 12 volt. Rispetto ai 5 della serie D e serie S, quindi non sono compatibili, non ci sono, come dire, preclusioni a utilizzare alimentatori di terze parti. Noi abbiamo il nostro alimentatore, però insomma, ciò che è necessario è soltanto un 12 volt. Nel caso di acquisto dell'alimentatore Sangoma, ovviamente è importante specificare la tipologia in base al continente o alla regione per avere la giusta presa, diciamo 220. Abbiamo due cavi, va bene, uno verso l'alimentatore e uno verso il telefono, per non fargli 3 metri, direi sufficientemente lungo. Si possono collegare le cuffie di serie Sangoma e non. Noi abbiamo sì la cuffia wired che si collega direttamente al porto USB oppure la cuffia wireless che si collega tramite il nostro accessorio EHS al telefono della serie P. Così anche altre cuffie, quali Plantronics e Jabra certificate. C'è già un supporto alla scrivania incluso nella confezione, ma i telefoni sono disponibili anche per montaggio a parete. A questo punto bisogna acquistare questa piccola base, diciamo, a muro per poterla appunto installare a parete. Bene, qualche dettaglio sul lancio. I telefoni da serie B sono tutti disponibili già da ora, quindi potete tranquillamente ordinarli. Il modulo di espansione invece sarà disponibile solo a luglio. Va bene, non credo sia un ritardo così, diciamo, che possa compromettere comunque compromettere la vendita. Insomma, siamo già a metà giugno, per cui comunque a brevissimo. E i
I firmware dei telefoni sono costantemente in corso, per cui una volta collegato al PVX Act si aggiornano automaticamente. Quindi, ovviamente, è un telefono nuovo, per cui ci saranno dei miglioramenti, no, nei primi mesi, sicuramente. Ma questi non comportano nessuna azione da parte vostra, se il software, il firmware viene aggiornato automaticamente. Telefoni vengono forniti in un box con il cavo Ethernet e senza, come dicevo, l'alimentatore. Come comprarli? Siete un partner Sangoma, ovviamente dal vostro distributore di fiducia, altrimenti contattate, se siete un utente finale, il vostro partner, il vostro rivenditore. Se non sapete, non avete ancora un contatto con un rivenditore, scrivete appunto l'indirizzo Europe Sangoma e vi aiuteremo noi a individuare il miglior partner per la vostra zona di competenza. E i telefoni della serie DS già continuano a essere prodotti. Prevediamo a breve comunque l'end of life, diciamo. Credo entro settembre ci sarà l'end of life, potete ancora acquistarli. Ovviamente, se dovete scegliere tra i due, è suggerito acquistare già la serie P, anche perché è un telefono nuovo, quindi è già disponibile, credo, anche sul nostro sito web, per cui comunque anche l'utente finale, insomma, meglio proporre qualcosa che sia, diciamo, di ultima generazione. Ma se invece il cliente ha già dei telefoni S e vuole continuare con questa serie a fare l'espansione, nessun problema, a noi li abbiamo. Ecco, da settembre in poi, a meno che non ci siano grandi ordini, entrerà in fase di phase out. Questo non significa nulla dal punto di vista del supporto, garanzie e supporto saranno ovviamente onorati. A titolo di esempio, sono telefoni phase out da 5 anni. E tuttora forniamo gli aggiornamenti. Bene, quindi concludendo e cercando di stare nella mezz'ora, allora la serie P è una serie che diciamo cross platform disegnata specificatamente per le soluzioni UC Sangoma, quindi PBX Act, PreBX, Switchbox e Asterisk. La gamma è completa, quindi direi sufficientemente esaustiva dal punto di vista delle varianti. I prezzi sono, direi, aggressivi e in linea con la concorrenza più agguerrita. I telefoni sono di totale nostra progettazione, quindi diciamo, l'integrazione e l'affidabilità è totalmente Sangoma. Sono già disponibili applicazioni integrate, altre ne arriveranno in futuro e abbiamo ancora come nota importante il provisioning automatico, un provisioning che fa parte di tutto il sistema Sangoma, dove uno può fare provisioning sul gateway, su tutto, quindi so che alcuni di voi diranno: ma io posso fare l'autoprovisioning col telefono della concorrenza? Sì, però un altro portale, un altro server, non è la stessa cosa come avere un po' tutto Sangoma. Ecco, qui 30 minuti esatti. Questa appunto è stata la prima occasione di presentare nuovi telefoni. Ovviamente siamo qui pronti per domande e risposte, sia in tempo reale, quindi ora, sia in seguito. Qui vedete i due indirizzi email, il mio e quello di Europe più generico. Di Sangoma UK, vi prego di contattarmi assolutamente sia per termini di funzionalità che di pricing. Se vi servono appunto dei telefoni demo, vediamo anche di soddisfare, di darvi una mano per fornire magari dei campioni a prezzo simbolico proprio per darvi la possibilità di tastare il nuovo terminale. Niente, questo direi è tutto da parte mia. Aspettiamo magari se c'è qualche domanda. E altrimenti a prestissimo.
Al listino acquisto singolo pacchetti da 10, al distributore sempre pacchetto da 10, quindi diciamo chi è il nostro partner ed è un distributore, noi forniamo in box da 10 per ottimizzazione logistica, anche perché ovviamente così massimizziamo i costi di spedizione. Certo, è possibile avere una copia della presentazione, la riceverei Francesca subito. Ecco, per quanto riguarda i videotelefoni, sì, stiamo studiando, cioè, noi siamo molto vicini alla parte video, perché come sapete abbiamo anche l'applicazione Sangoma Meet, che al momento è ancora totalmente gratuita per le videoconferenze o le multivideoconferenze. Al momento so che il 370 non è diciamo, disponibile per la videocomunicazione, però credo sia proprio questione di pochi mesi per il rilascio della variante con supporto videocomunicazione, integrato totalmente soprattutto con il nostro Sangoma Meet. Ciao Stefano, i telefoni sono disponibili già da ora, quindi è possibile ordinarli. L'unico, diciamo, oggetto non disponibile sarà a luglio è l'espansione del tasti prevista proprio per luglio, quindi parliamo di pochissimo. Quindi, i telefoni sono prodotti ingegnerizzati da noi direttamente. Prodotti credo sia ancora Cina, credo sia ancora Cina, non credo sia Messico. Provo a chiedere a Shan se lei. Shan, do you remember where we build the phones? In China o Messico? I think it's No, China, but I'm not sure. I'm not entirely sure, but we can come back and check on that. Okay. Perfetto. Il telefono wifi funziona come anche da Access Point? Non lo so, non sono tecnico. Rosario, ti risponderò su questa domanda perché non lo so, devo chiedere anche io ai tecnici, non ho idea. Ecco, ottimo suggerimento da parte di Chiara di poter, se implementiamo la parte video, di avere la gestione preview per le chiamate dei citofoni. Oltretutto, Sangoma ha lanciato già da un anno una serie di office automation di devices, incluso citofoni, serrature e via di seguito, che però non sono ancora attualmente disponibili per il mercato europeo. Lo saranno a breve. In questo momento no, perché comunque purtroppo parte degli oggetti sono nordamericani e magari non hanno ancora previsto la customizzazione con la tensione 220 piuttosto che altro. È possibile acquistarli, però appunto ci sono per alcuni oggetti, alcuni device, c'è il limite del fatto che comunque siano stati certificati per il Nord America. Ma credo che a brevissimo comunque anche noi vorremmo andare avanti. Ok, certo, farò anche quell'altra domanda, Rosario. Quindi la porta USB, quali sono appunto nella roadmap le funzionalità previste sulla porta USB? Qualche altra domanda? Beh, allora a questo punto direi concludiamo il webinar. Vi ringrazio davvero tanto per l'attenzione. So che tutti quanti il tempo è estremamente prezioso, per cui mi fa molto piacere vedere che i partecipanti iniziali sono rimasti gli stessi fino alla fine. Ho cercato di comprimere il webinar in 30 minuti proprio per appunto, insomma, evitare di fargli perdere più tempo di quello dovuto.
E niente, vi ringrazio e spero di vedervi, sentirvi e soprattutto ovviamente magari felici con dei telefoni serie P in magazzino. Grazie a tutti, grazie Sean, I think we have finished. Ciao. Ciao a tutti, grazie.